Carla è una signora quasi centenaria che decide di farsi operare di cataratta perché leggere tutto quello che le rimane. Roberta non sa dove si trova e cerca il marito nella stanza. Caterina ha male e nessuno sembra ascoltarla. Alberto in ospedale trova delle figlie e dei nipoti. Maria ha un cuore che batte troppo veloce, ma sa che l'aiuteranno. Patrizia invece non vuole proprio più nulla. Queste sono storie vere, accadute in contesti di cura. Sono storie di madri, padri, sorelle, fratelli, nonni, in cui tutti noi possiamo riconoscerci. Questo è Scorci di Cura, un podcast pensato per raccontare momenti di vita, istanti, pensieri ed emozioni accaduti in ambienti di cura attraverso le parole di chi le ha vissute veramente. Scorci di Cura è una produzione di NARS24.it. Questo episodio è stato realizzato in collaborazione con ULS2 Marca Trevigiana, nell'ambito di un progetto nato per dare forma e voce alle esperienze di vita degli studenti universitari dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. Ero in turno di notte e la voglia di andare a tirocinio non era molta. Era luglio, di una giornata particolarmente afosa, e avevo usato tutto il mio tempo studiando per un esame che avrei avuto di lì a pochi giorni. Il viaggio di andata è la cosa che preferisco. Alle 20:30 c'è ancora luce e percorro la strada in macchina con i finestrini abbassati e la musica in sottofondo. Nonostante il sole stia tramontando, la giornata per me non è ancora finita e la lunga notte che mi aspetta ha ancora molto da regalarmi. Arrivo in ospedale e parcheggio. Ecco, il lato positivo di fare la notte. Non doverci impiegare 20 minuti per posteggiare la mia amata Opel. Salgo in ascensore e schiaccio il pulsante del quarto piano per sala parto, ostetricia, ginecologia, pediatria. Appoggio poi le mie cose in spogliatoio, mi cambio velocemente, timbro ed entro in sala parto. Dopo il passaggio di consegne, le due ostetriche della notte propongono di approfittare della tranquillità del reparto per bere un caffè che io però gentilmente declino. Purtroppo il caffè non mi piace, lo trovo amaro e disgustoso, ma sono consapevole che probabilmente tra un paio di anni inizierà a piacermi. Le future notti in sala parto lo renderanno necessario. Nel frattempo faccio un giro nel reparto per vedere come stanno le donne, dico alla mia tutor. Così, tra un allattamento, chiacchiere e consigli, vola un'ora e torno in sala parto, contenta di essere stata utile, anche solo con una parola di conforto. Data la calma del turno, approfitto di ogni momento di buco, prendo la dispensa di emergenza in sala parto e comincio a ripassare per l'esame. Alle 23 suona il campanello della sala parto. Ilaria, vai a vedere tu chi ha suonato? Mi dice la mia tutor. Certo, rispondo. Schiaccio il pulsante per aprire la porta automatica e, con un rumore stridulo e infernale che avrebbe svegliato l'intero reparto, accolgo una mamma sofferente, accompagnata da un papà. Amina e Omar, così poi si presenteranno, mi catturano immediatamente per una serenità che poche volte ho ritrovato. Le mamme che ho incontrato per ora, quando arriva il momento del parto, sono molto tese e spaventate. Amina invece era tranquilla, mi guarda e mi dice che le si sono rotte le acque, ma le contrazioni sono ancora distanti tra loro. Allora Amina, facciamo un po' di tracciato, in cui monitoriamo il battito del tuo bambino e le tue contrazioni e poi ti portiamo dentro, la informo. Ritorno in sala parto per confrontarmi con la mia tutor. Nonostante Amina non avesse molte contrazioni, l'abbiamo comunque accompagnata nella stanza gialla così che potesse avere la sua intimità. Penso a quegli ospedali con poche risorse in cui le mamme, che in un momento così fragile e intimo, si ritrovano costrette
a dover condividere il proprio dolore con molti altri sconosciuti. Piacere, Amina. Io sono Ilaria e sarò con te questa notte. Amina mi sorride. Parla abbastanza bene l'italiano, con un accento marocchino. È una donna bellissima, occhi scuri e capelli lunghi, con un sorriso che riscalda. Anche Omar poi si presenta sorridendo. Chi c'è dentro la pancia? Chiedo guardandola. Zainab, mi rispondono entrambi. È la prima volta che sento questo nome, per cui chiedo se avesse un significato particolare. Vuol dire prezioso gioiello del papà e fiore profumato. Zainab è il nome della figlia di Maometto ed è molto usato in Marocco, risponde. Ho pensato che fosse un nome molto elegante e particolare. Mi ha trasmesso l'amore di un padre per la figlia non ancora nata, conosciuta per 9 lunghi mesi attraverso la pancia della mamma, impaziente di incontrarla. I due mi confidano di essere insicuri su come scrivere il nome in italiano, se mettere la I o la Y, poiché in arabo è presente Y. In famiglia ne avevano discusso, ma non sono riusciti a trarre una conclusione. Per me, scrivere Zainab con la Y è più particolare. C'è un legame con la vostra lingua e la vostra terra. Loro mi guardano e sembrano convincersi. Allora lo scriveremo con la Y. In quel momento sorrido e mi si scalda il cuore. Delle persone che ho appena conosciuto e che mi hanno appena incontrata si sono fidati nella scelta di un qualcosa di permanente e importante come il nome della loro bambina. Sento di aver creato un legame con loro. E il tuo nome cosa vuol dire? Chiede interessato Omar. Significa gioiosa, allegra e solare, rispondo. È un bel nome, ti si addice. Iniziamo a parlare e a conoscerci, ma Amina a volte si interrompe a causa delle contrazioni, così, delicatamente, le appoggio le mani sulla schiena. Mi sorride e mi dice che i massaggi sembrano alleviare un poco il suo dolore. Mi racconta che è l'ultima di 13 figli, nata in Marocco, dove a 20 anni ha conosciuto Omar. Entrambi hanno vissuto lì. Poi lui partì solo, in cerca di lavoro, come autista in Italia e lei lo seguì poco dopo. Il loro primo bimbo nacque in Marocco, mentre gli altri qui in Italia. Amina mi confida che è stata dura rimanere i primi anni nella loro casa natale senza il suo Omar, ma che per fortuna c'erano i suoi genitori e fratelli che le davano una mano. Sono in Italia da molti anni, l'italiano lo parlano bene, ma nonostante questo ci sono ancora molte persone con dei pregiudizi, mi confida Omar. Vedi? Tu sei anche una persona dalla mente aperta, ma la gente non è tutta come te, continua. Omar mi racconta che ai primi anni in Italia non è stato facile trovare lavoro. Fa l'autista e prima che nascesse il suo secondo figlio, lavorava ad orari molto pesanti, svegliandosi alle 4 del mattino e tornando la sera alle 7. Amina fa la casalinga invece, ma vorrebbe anche lei cercare lavoro quando crescono i loro figli. Tutti pensano che, dato che siamo marocchini, allora vogliamo rubare o siamo tutti dei ciarlatani, aggiunge Omar. Questo mi fa realizzare ancora una volta che essere straniero qui in Italia è un ostacolo, un qualcosa da cui distanziarsi invece di prenderlo per quello che in realtà è, una ricchezza che ci rende diversi. Amina, Omar e i loro figli parlano bene l'arabo, il francese e l'italiano. Sono persone con religioni, culture e mondi diversi da noi, ma da cui abbiamo anche molto da imparare. Mi parlano anche della loro religione. Entrambi, infatti, sono molto credenti e in curiosità faccio loro qualche domanda sull'Islam, di cui scopro di sapere ben poco. Il loro Dio è Allah e il loro libro sacro è il Corano, quella che per noi è la Bibbia. La preghiera per un musulmano è molto importante, si prega 5 volte al giorno. Mi spiega che ogni mattina si alza, mette la sveglia all'ora dell'alba e prega, così per altre 4 volte. Prima di ogni preghiera c'è un rituale ben preciso da fare, che è l'abluzione.
lavarsi le mani fino ai gomiti e i piedi fino alle caviglie, sciacquarsi la bocca e il viso e recitare delle preghiere del Corano. Omar, notando l'orario, chiede timidamente se può fare la sua preghiera, così gli diamo un telo su cui appoggiarsi a terra, dicendogli di andare nella stanza di fianco, così da avere la sua tranquillità. Si può leggere la gratitudine nei suoi occhi. «Grazie, grazie», continua a ripetere. Nel frattempo, Amina mi racconta che durante la gravidanza con i bambini da accudire non riusciva a pregare tanto quanto Omar, ma almeno due volte al giorno si ritagliava del tempo per la preghiera. Entrambi cercano di coinvolgere anche i figli senza obbligarli, affinché possano imparare anche loro e capire quanto la religione sia importante. Sono rimasta molto colpita dalla fede di Omar e dalla sua perseveranza, la sveglia ogni giorno alle 5 del mattino, da Amina e il suo impegno nel far conoscere l'Islam ai bambini e di quanto sia centrale nella loro vita. Ormai sono le 2:30 della notte e Amina è diventata più sofferente, così le consigliamo di fare una doccia calda che possa aiutarla con il dolore. Le contrazioni si fanno sempre più incalzanti e quando esce dalla doccia inizia a spingere stringendo forte la mano di Omar, che la accarezza e le sussurra delle parole in arabo. «Respira, Amina, concentrati sul respiro», le diciamo noi. «Bravissima, fai dei bei respiri profondi che passa la contrazione». Amina spinge e urla dal dolore. «Controlla il respiro, la tua bimba ha voglia di nascere, ci siamo quasi, con la prossima spinta vediamo la testa». «Sentirai un po' bruciare, ma è normale», le dico. Alle 3:53 è nata, accolta tra le mie mani, Zainab, una bellissima bambina con un pianto forte, vigoroso e liberatorio. Dalla posizione privilegiata in cui mi trovo, posso ammirare la felicità e l'emozione negli occhi dei due neogenitori, mentre stringono forte Zainab, colmi di gioia e gratitudine per una bimba sana e perfetta. Dopo 2 ore di skin to skin, arriva l'infermiera del nido per pesare la bimba e chiede al papà se vuole vestirla. Omar, molto felice ma anche con del timore, sorride e acconsente. «Prima di vestirla, posso fare una preghiera?» Aspettiamo in silenzio e con rispetto. Omar ha gli occhi chiusi e sussurra come una nenia in arabo, accarezzando e baciando la sua bimba. Poi prende una canotta che aveva fatto benedire e la veste. «Papà, puoi controllare se abbiamo scritto giusto nome e cognome della bambina?» «Zainab Youssef, con la Y nel nome, giusto?» chiede l'infermiera. «Sì, con la Y», sorrisi. Arrivano le 7 del mattino. Torno a casa, contenta di aver conosciuto Amina e Omar e la loro storia, lieta delle cose che ho imparato e di ciò che nel mio piccolo posso aver lasciato. Sono esperienze come queste che, nonostante la stanchezza e la fatica nel riuscire a conciliare studio e tirocinio, amicizie e passioni, ti fanno capire che fare questo lavoro vale la pena, non solo per quello che tu puoi dare alle mamme, con le parole e a volte anche solo con una carezza e uno sguardo, ma di quante cose impari e quante cose loro stesse ti insegnano giorno dopo giorno, perché lavorare a contatto con le persone a volte è difficile. Potresti trovare qualcuno scorbutico, freddo o introverso, ma la ricchezza che ognuno di loro mi lascia è superiore a tutto. Realizzi che è un privilegio assistere e accogliere la vita e non c'è dono più grande del far sentire una donna amata, sicura e ascoltata, senza giudizi, sostenendola ed essendo lì con lei nel momento più difficile, aiutandola ad affrontare un dolore grande che è trapasso alla gioia più immensa e pura, la vita. Cari Amina e Omar, vi aspetta una vita insieme, una vita di gioie, speranze e difficoltà da condividere, con l'amore dei figli che vi farà da pilastro, la religione come vostro riparo e la cultura come vostra unicità. Il sole sta sorgendo e io guido verso casa con la musica in sottofondo che mi accompagna. Dopotutto, anche questo viaggio di ritorno non è per niente male. Mi ci potrei abituare.
scritto da Ilaria Pivato, cura editoriale di Sara Di Santo, voce Danila Palladini, post produzione e montaggio di Danila Palladini.